Maddalene Matte, siamo tre Maddalene Matte e oggi ci riprendiamo una rivincita perché con il secondo mezzo finto lockdown solo il teatro può essere in presenza e oggi ci sarà un monologo molto forte. Il mio corpo politico, la mia mente demente, seguito da un forum del Teatro dell'Oppresso. Luciana e Francesca, ci volete spiegare? Allora, più che forum è laboratorio, perché non essendo un teatro forum, il monologo è solo monologo, non c'è un oppressore. E quindi sì, sarà un laboratorio per sviscerare un po' cosa lascia questa bomba di monologo e anche per sviscerare cose, come ognuno. E si relaziona con la psichiatrizzazione. Il monologo parte dalla mia storia di psichiatrizzata, con anche TSO a Parigi dove mi hanno legata a un letto, eccetera, eccetera. E così, siccome molte persone mi hanno detto che è un po' un tosto e rimane un po' così, abbiamo pensato di farlo un po' con teatro immagine, con giochi esercizi. E analizzare questo, vedere un po' di andare oltre, di vedere come la follia può essere un atto di sovversione femminista. Ma Maddalene, perché solo un teatro delle oppresse e non anche dei pazienti psichiatri? Ma allora, il gruppo Maddalene Matte in realtà è un gruppo, è un collettivo di teatro delle oppresse, è nato così. Esistono anche dei gruppi, insomma, che si chiamano semplicemente Maddalena, che si occupano attraverso il teatro di capire e sviscerare meglio anche delle questioni di genere. Il collettivo, il gruppo Maddalene Matte cerca di unire anche la maniera, insomma, di analizzare, di soprattutto mettere in gioco e in atto attraverso le pratiche teatrali il proprio modo di incontrare la follia a livello personale, a livello di altri incontri familiari e di unirlo, insomma, a quelle che possono essere altre oppressioni in modo tale da capirne in qualche modo l'origine e i motivi, ma anche, come diceva Luciana, per rivendicare anche alcune cose, rivendicare il proprio modo di essere matti e anche l'esperienza della follia in una maniera differente da quella che è di solito. Ma a livello politico cosa vi proponete? Perché so che il Maddalena è un'organizzazione internazionale. Sì, a livello politico, adesso, come appunto ha detto Francesca, le Maddalene nascono come rivolta contro il patriarcato e quindi già all'interno degli stessi attivisti del Teatro dell'Oppresso si vedevano che c'erano dei compagni che agivano il patriarcato sulle compagne. Che lavoravano su questo. E quindi è stato come una sorta di necessità di lavorare su questo contro il patriarcato. Siamo una rete antipatriarcale, antirazzista e anticapitalista. E noi, come Maddalene Matte, anche antistigma della follia. Non direi antipsichiatria perché comunque siamo legate un po' alla psichiatria, però comunque la mettiamo in critica, non accettiamo tutto quello che ci viene detto. Quindi si può dire una sorta di antipsichiatria anche, non lo so. Anche Basaglia, rimanendo dentro la psichiatria, affermava sempre l'importanza della contraddizione, di entrare e vivere la contraddizione. Infatti io prendo psicofarmaci, ma comunque metto in contraddizione tutto ciò che mi viene detto e critico molto, sì. Fuori, tra i ragazzi che aspettano, ho visto anche dei ragazzi dei Friday for Future. Quindi le Maddalene hanno qualcosa da dire anche a proposito di ecologia? Beh.
Ma allora, io penso che sicuramente come gruppo di Maddalene, come ha detto Luciana, siamo antirazziste, siamo femministe e riconosciamo chiaramente quello che è il sistema di oppressioni. Chiaramente come gruppo abbiamo deciso di focalizzarci su alcune questioni, soprattutto perché in generale nel teatro dell'oppresso, ma anche come nostra decisione, partiamo da quelle che sono le nostre esperienze personali. Quindi raccontiamo delle cose non esclusivamente in maniera teorica, ma a partire da come abbiamo vissuto la nostra esperienza e collettivizzata. Quindi sì, sicuramente ci sono delle alleanze e sicuramente alcune tematiche possono essere portate e condivise insieme. Beh, sì, io adesso parlo anche io, visto che sono una Maddalena, e sono sicura che questa oppressione che c'è stata sulla donna è venuta anche sull'ambiente e su tutti gli esseri viventi che popolano il nostro pianeta. Noi come una dei format che utilizziamo è quello delle ancestre, tornare un po' alla madre terra, alla madre che ci ha partorite tutte e quindi unirci creando un albero della vita di sorellanza e quindi rafforzandoci nel sentirci che non si è sole, ma si può contare sulle altre. Quindi questo sicuramente è legato un po' all'ecologia, alla madre terra, insomma. Infatti voi avete una bandiera fatta tutta di mani colorate, così come facevano le nostre ancestre nelle caverne, le nostre che poi erano le artiste del tempo, nelle caverne del Paleolitico, non so, Chauvet. E ecco. Mancano alcune mani, Anche ad la esempio le mia. vostre due. Sì, questa è la nostra inizio di bandiera, adesso le allora, Finiremo bene. fine giornata. Grazie, adesso lo spettacolo va a cominciare.